Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con un nuovo video e quest'oggi andiamo a valutare quello che è il tricquartista il COC, eh, tanto amato da voi, livello 25 Virtual Player interessante per quanto riguarda la fase offensiva. E allora andiamo a vedere subito come impostarlo per eh, la questione del profilo. Allora, profilo nome predefinito COC, ovviamente posizione COC, senza alcun dubbio. Altezza 1,62 per un peso di 54 kg. Uh, piede destro, ovviamente, uh, questa è una scelta soggettiva, come sempre. E entriamo nel vivo del video con gli attributi. Allora, c'è da dire velocità: velocità abbiamo praticamente tutta la uh, verticale destra accesa con velocità scatto uh, che uh, termina con l'archetype che guardo, viola, bello acceso. Uh, con quote che equivalgono a accelerazione 87, velocità scatto 86. Interessante, non sono quote definitive. Qua dobbiamo ritoccare un po' l'accelerazione, che è la cosa più importante, solo che costicchia parecchio, e quindi le prossime carte sicuramente andranno a colpire proprio questa verticale sinistra per completare quello che è un pacchetto poi di velocità interessante per il COC che comunque parte con una bella quota equilibrata per velocità e accelerazione. Andiamo a vedere adesso tiri, abbiamo tutto spento. Sicuramente è un CC, sicuramente, il tiro è una componente da riguardare e eh, da evidenziare. E quindi siamo attenti: perché finalizzazione 75 non è male, considerando che possiamo comunque levigare il tutto e aumentare, vedete, fino all'85-86, eh, in maniera agevole. Quindi bisogna. Eh, prima o poi eh, verso il livello 50 a fare qualcosa qui eh, per quanto riguarda il piede debole è importantissimo, è fondamentale quindi eh, l'idea è proprio quella di aumentare la finalizzazione col piede debole per arrivare a quattro piede debole che sarà ovviamente il nostro obiettivo per il resto valori intorno al 70, 75, 77 tirare a distanza 77 sicuramente è un valore buono e lo andremo pian piano a eh, levigare ed aumentare in base alle esigenze di livello. Passaggi. Allora, passaggi è interessante perché abbiamo voluto bustare un più 3 di passaggio eh, carta corto con 87 di valore finale e secondo noi è molto buono. Certo, ci sono dei valori un po' bassi come la visione 80 per un CC, secondo me eh, di partenza un po' bassino, ma qui proprio Electronic Arts, che secondo me ha sbagliato eh, l'accezione proprio del passaggio eh, relativo alla visione. Cross 80 va benissimo. Passaggio lungo 76 ci serve relativamente poco. L'effetto 82, secondo me, è un buon valore, quindi alla fin dei conti, calcolando tutto, è, è una buona sezione di attributi, sebbene. Se non avessimo acceso queste tre carte il passaggio corto era 81, e secondo me era proprio poco da default eh, diverso successe negli altri anni dove il passaggio corto del cerchio comunque era eh, molto alto. Già fin dall'inizio, eh, dribbling. Allora, dribbling è interessante perché andiamo ad accendere qualcosa di agilità, qualcosa di dribbling, l'equilibrio, eccetera, eccetera. Quindi delle sezioni già eh, inizializzate per avere un'agilità 88-80 roba. Equilibrio 82 non è al fatto male Anzi ci aiuta a stabilizzarci eh, Sul manterboso Sicuramente poi il dribbling 85 È, è il fiore all'occhiello Anche se mi aspettavo qualcosa in più Controllo palla 86 è veramente OP Quindi abbiamo comunque una fase di dribbling Che ci aspettavamo ovviamente eh, Molto molto forte Anche se poteva essere comunque anche eh, Più alta Allora difesa abbiamo tutto spento Abbiamo dei valori intorno al 65 E devo dire che qua sono contento, cioè nel senso che i valori comunque di partenza E torna al 65 non avendo toccato niente Vuol dire che il COC Può anche aiutare in fase di pensiero. Ma aspettavo un dei 50 sinceramente Quindi secondo me non c'è male eh, C'è poco da dire Vediamo in futuro eh, con l'aumento Dell'overall, con l'aumento delle carte Accese qui in questa sezione se, se mai dovessimo farlo Cosa succederà Fisico abbiamo tutto spento E qua c'è una nota eh, negativa che eh, viene eh, evidenziata proprio adesso con la forza, sì, ok. Ciò C non deve avere forza, però 58 è proprio basso, ok. Anche le infobasi le abbiamo settate con una eh, connotazione. Leggerina e quindi eh, una massa corporea ben diversa da quella standard, bensì un po' più piccolino. Però veramente, ragazzi, quando affrontate un avversario e fate spalla a spalla o fate un uno contro uno, non la prendete mai. Quindi dovete giocare tutto sulla velocità, sull'agilità, sulla rapidità e sul dribbling. Sono le mosse eh, abilità anche che determineranno eh, l'uno contro uno se lo vincete o meno, come ciocci ma. Ripeto, qui potete fare poco affidamento anche perché la resistenza 70 è poca roba Aggressività 62 è quasi inutile eh, Reattività 85 è l'unico eh, punto in cui possiamo essere felici ma eh, non ci basta Quindi non contiamo sul fisico per il COC Portiere tutto spento, ovviamente valore 10 Passiamo a quello che è la parte più eh, interessante di quest'anno Che sono proprio i playstyle e i stili di gioco Ed ecco qua che partiamo con il plus, con il primo controllo per ottemperare un po' quelli che sono gli eventuali problemi derivati dai passaggi forti che non riusciamo a stoppare, ciò ci deve ovviamente eh, stoppare il pallone in una certa maniera a seguire eh, da fermo o comunque col petto con, eh, con altri componenti del corpo oltre al piede e quindi secondo noi eh, non c'è storia. Per il primo stile di gioco base, invece qua c'è una valutazione importante come passaggio incisivo che abbiamo messo per parecchi ruoli, passaggi corti, visione e passaggi lunghi sono eh, comunque fondamentali, bisogna pensare ovviamente al passaggio e quindi eh, questo stile di gioco migliora tante tante caratteristiche che sono funzionali per un trequartista. Secondo stile di gioco base è a prova di pressing sicuramente. Eh, aiuta la parte di dribbling, l'agilità, ma anche l'equilibrio, ma anche la rottura che c'è tra eh, il giocatore e l'avversario. Quindi, la possibilità di difendere un po' più il pallone, anche se abbiamo visto che la forza è veramente un deficit enorme per questo ruolo. Andiamo a vedere il numero 3 che eh, equivale proprio al rapido ed è eh, un eh, stile gioco che migliora sia la velocità scatto sia il dribbling, e quindi è molto interessante come eh, ci si può eh, allungare il pallone con facilità e aumentare quello che è un po' lo strappo rapido al centro ma non solo anche sulla fascia e questo aiuta molto ovviamente eh, un virtual player come il George abbiamo finito con gli stili di gioco ci manca il riepilogo ovvero l'82 basso difesa 65, dribbling 85, passaggio 82, tiri 73, velocità 86 fisico 63 diciamo che la sommatoria Dell'Overall Tot 82, poca roba, ma eh, come sempre conta relativamente poco. Come vedete, abbiamo bussato più la velocità, per il resto, eh, abbastanza equilibrato. Comunque, ciò molto, molto buono. Ha delle piccole mancanze, ma eh, col tempo andrà comunque a perfezionarsi. Ragazzi, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Commentate, date impression, mettete il like e attivate la campanellina per questi tipi di video e molti, molti altri. E niente, vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Ciao!